In principio non era così, e proprio qui, fronte alla bellissima Sacra Famiglia di Gaudì, la parola più bella del Signore è sulla famiglia, la parola di speranza per tutti noi, per tutte le famiglie. In principio non era così. Per l'ostinazione, la durezza del cuore, c'è stato un tempo in cui nella legge di Mosè era permesso, in un caso eccezionale, il ripudio. Ma in principio, alle origini, alla tua origine, alla mia origine, non era così, perché in principio tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, maschio e femmina, per donarsi, per amarsi, perché l'uomo potesse accogliere la donna e la donna accogliere l'uomo. In principio è Dio, in principio è l'amore. All'origine di tutti noi c'è un pensiero, un disegno di amore di Dio. Siamo stati pensati, progettati nell'amore, che è la bellezza autentica della nostra vita. L'amore vero, l'amore autentico, l'amore che non conosce confini, che non conosce limiti, l'amore di Dio per ciascuno di noi. E questo amore ha un nome, Gesù Cristo. Gesù Cristo che ha dato la sua vita per la Chiesa. Gesù Cristo che non si è risparmiato, ma per farsi comparire tutta bella, senza macchia, né ruga, immacolata, la sua sposa, la Chiesa, davanti a sé, ha offerto il suo sangue sino all'ultima goccia. E nel suo sangue tutti noi siamo stati lavati, siamo stati purificati, perdonati, rigenerati. Per questo, anche se abbiamo sporcato le nostre origini con il peccato, che genera la morte di un matrimonio, la morte di una relazione, Gesù Cristo è più potente del peccato, perché Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato, è risorto dalla morte. E il suo amore, che arriva a noi attraverso la parola e attraverso i sacramenti nella Chiesa, è capace di plasmare in noi e per noi qualcosa di infinitamente più bello anche della Sagrada Famiglia. È capace di plasmare in noi l'immagine e la somiglianza di Dio e di risuscitare anche noi dalla morte, dal peccato e ricondurci alle nostre origini e ricondurre le nostre famiglie all'origine dell'amore, a Dio. E come la Sagrada Famiglia ancora non è terminata, così anche le nostre famiglie e le nostre vite sono un'opera di Dio che conoscerà il suo compimento solamente nel cielo. Allora, coraggio, non scandalizziamoci della nostra durezza di cuore, non scandalizziamoci dei nostri peccati. Alziamo gli occhi al cielo, alziamo gli occhi a Dio e lasciamoci amare, perdonare, rigenerare, ricondurre all'origine, al principio, perché ogni giorno con Cristo possiamo ricominciare, ogni giorno come un principio dal quale scaturisce il suo amore, il suo spirito, nel quale possiamo vivere, possiamo perdonarci, possiamo amarci, possiamo vedere compiute a poco le nostre famiglie, le nostre vite.